Oltre 50 appuntamenti musicali in 9 giorni animeranno il Lucca Classica Music Festival in programma dal 23 aprile al 1 maggio. La manifestazione, giunta all'ottava edizione, è promossa dall'Associazione Musicale Lucchese e si aprirà con un concerto inaugurale dell'orchestra e del coro dell'Istituto Boccherini, diretti da Giampaolo Mazzoli e Sara Matteucci, assieme ai solisti Silvia Chiesa, Valentina Cola Donato, Maurizio Baglini e la voce recitante di Sandro Cappelletto. In programma un omaggio per Paolo Pasolini con il brano Tra la carne e il cielo di Azio Corghi, insieme al preludio sinfonico 32 di Puccini e il credo di Arvo Part. Nel cartellone del festival spicca la presenza di Mario Brunello, che porta a Lucca il progetto dedicato a Bach dal titolo Sonate e partite, una storia biblica. Tra i protagonisti di questa edizione, il vincitore del premio Paganini 2021, Giuseppe Gibboni. In programma anche la Sinfonia 2, Under the Three Voices, di Ezio Bosso. In occasione della giornata internazionale del jazz sarà a Lucca Paolo Fresu con il progetto Altissima Luce, lavoro musicale liberamente ispirato all'Audario di Cortona. Nel festival ci sarà spazio anche per la poesia con Franco Arminio e la prosa con Marco Brinzi. Dopo il successo dello scorso anno, ancora un suggestivo Silent Wi-Fi Concert in notturna, stavolta nel giardino di Palazzo Farner. Tra i tanti appuntamenti dedicati a Puccini, quello con il quartetto d'archi della Scala e il pianista Simone Soldati, già direttore artistico di Lucca Classica, che vede in programma anche la gavotta e la fuga prima in sol maggiore per quartetto d'archi di Giacomo Puccini.